Iniziamo il test drive di questa Citroen C4 Gran Picasso, 7 posti, 2000 turbo diesel, cambio automatico. Tutto il check ok, la vettura ha percorso 129.780 km. Adesso vediamo subito se è ben allineata. Cambio automatico ben fluido, vettura molto silenziosa e maneggevole oltre tutte le sue dimensioni. Adesso passiamo in manuale. Cambio ok, prendo marcia, ottimo, vettura in ottime condizioni, fari e vernice ben lucente, questo è a LED con tutte le sue cromature. Tutti i veri sono leggermente fumé. Sensori parcheggio posteriori. Vettura equipaggiata di 4 vetri elettrici, specchietti elettrici. Poi abbiamo qui tutto ciò che è il mod della strumentazione, quindi possiamo mettere media, quindi la radio, un momento, navigazione, che se la impostiamo anche qui si raddoppia il cartografico. Poi abbiamo anche la strumentazione, il computer di bordo, foto che possiamo scaricare delle foto a nostro piacimento. Poi qui sopra è tutto cruise control che può essere attivato e disattivato, ovviamente adesso è in pausa. Limitatore di velocità e più il cruise control che si imposta in marcia alla velocità che vogliamo. Qui è tutto ciò che è radio. Siamo alle stazioni. E si scrive. Guarda, è proprio le indicazioni. Qui andiamo nella lista. Possiamo scegliere la lista. Poi Surge, Radio FM, Radio AM. Poi se colleghiamo il telefono c'è il Bluetooth. Poi ovviamente presa AUX, presa USB.
il CD, se vogliamo sentire il CD, che l'abbiamo qui dentro al cassettino, c'è tutto l'impianto CD. Da questa parte fondamentalmente si ripete quasi tutto, tranne che l'aria condizionata, che è bizona e possiamo gestire le impostazioni delle uscite, la temperatura, il ricircolo, la ventilazione. Qui ci sono le impostazioni della macchina, la pressione delle gomme, regolazione della velocità, ci sono varie informazioni che possono essere gestite. Qui abbiamo la radio, qui torniamo alla navigazione, qui il telefono, che qui abbiamo anche il pulsante per rispondere ed attaccare al momento che collega il telefono. Questo è tutta la parte internet della Citroen, e qui le altre impostazioni, ora data, lingua, schermo, tante altre cose. E il controllo della stabilità, attivato e disattivato, l'ESP, come vedete attivo e disattivo, il fermano elettronico che si attiva e si disattiva nel momento in cui accende e spenge la vettura e si parte, se no si può gestire manualmente. Ok, devo spingere il freno, se no non me lo faceva togliere, e poi giriamo. Qui abbiamo tutte le prese, come dicevamo, USB, AUX, coprisole, così abbiamo tutta la visuale aperta, e così andiamo a chiudere magari i momenti in cui c'è troppo sole. I comandi del cambio automatico sono qui, quindi abbiamo adesso un parcheggio, retromarcia, neutral, drive, se no passiamo in manuale e possiamo usare le palette F1. Tutto perfettamente funzionante. Pannello con 4 vetri elettrici, specchietti elettrici, registrazione e chiusura, volante con tutti i suoi comandi in pelle, console strumentazione e console centrale, tutto touch. Sedili, braccioli, tutto, la console centrale porta oggetti, le tre sedute posteriori tutte regolabili singolarmente. Qui abbiamo i 7 posti a scomparsa. Già i cerchi in lega diamantati 205 55 17 6 anteriore sinistra, sei anteriore destra, 7 posteriore destra, 7 posteriore sinistra. Aprendo il vano motore confermo l'integrità della vettura, tutti attacchi originali, nessuna riparazione, motore asciutto, silenzioso, in linea con l'anno e il suo chilometraggio, 129.700.